Ed eccoci al terzo ed ultimo video per quanto riguarda la terza parte, in cui andremo subito a riapplicare le tecniche poc'anzi studiate sia nell'esercizio a coppia sia nel CISAO, in uno sparring sempre ancora diciamo un semilibro non al 100%, in cui andrò sempre ad analizzare dove passeranno i colpi dell'avversario. Quindi cominceremo ad avere una visione più a 360 gradi di come connettere tutte le tecniche del sinutao. Quindi sempre la prima cosa, andrò sempre a connettere col gao jiazao, chiusao, tirerò subito pugno, se lui attacca, già vedendo con l'angolazione già sta fuori, e posso subito riattaccare io. Questo per quanto riguarda chiusao. Per quanto riguarda cinghiazao, sempre da qui Ganso porterà fuori la sua tecnica, come attaccherà rivolto con questo tipo di movimento, quindi cinghiazao, e andrò a tagliare la sua forza, se lui attaccherà subito, controllando sempre la diagonale. Per quanto riguarda invece il bonsao, sempre partendo da questo presupposto, intercetto nel bonsao e andrò subito a cambiare la sua forza. Quindi nella pratica potrebbe essere uno sul suo pugno, due sulla sua forza, la prendo e potrò andare lì a attaccare. Quindi incomincerò a vedere che in base a dove passerà nel gao jiazao, ogni tecnica ha la sua funzionalità. Ok, per questo ciclo di spiegazioni per il sinutao è tutto, ci vedremo nei prossimi video in cui andremo ad analizzare anche il ciampio. Grazie di tutto, a presto.